Ben ritrovati. Ogni tanto, sai, facciamo il check, tipo, tutto bene, tutto a posto? Mi avvicino anche un po'. Finalmente ho trovato forse una combinazione di videocamera che mi piace, che per i più curiosi è la ZV-1 della Sony, ma con un wide angle, un adattatore newer davanti, ma non con il suo wide angle normale, con un altro wide angle che avevo in casa. Nello specifico, questo è uno Zomei. E questo finalmente è wide abbastanza. Ok, devo cambiare il billet perché devo cambiare questo e te lo faccio vedere. Così vi rendete conto, a parte le mie briciole della colazione che adesso aspirerò. Le billet sono delle sigarette elettroniche pensate appunto per essere modulari e poter cambiare quello che volete. Ci cambiate la batteria, ci cambiate i tank per mettere dentro il liquido, più grandi, più piccoli. Potete fare un po' quello che vi pare. Ah, però questo wide angle non prende il macro? Sì, fa anche il macro. E adesso appunto vado a cambiarlo perché ho dentro la sua originale, quella che viene con la box. Questa qui è una Tony B, la Pulse IO Mini, quindi quella con le batterie un pochino più piccole. Voi avete il vostro fermino. E queste qui sono le vostre tank che potete, vedete, avere diverse dimensioni e cambiare, molto molto comodo. Devo metterci dentro però il liquido, già che ci sono, prendo l'occasione di dargli una pulita. Ecco, una cosa che mi piace molto di queste imitazioni di billet box è che mi permettono di pulire la sigaretta elettronica in modo un pochino più profondo. Sai, quelle, sai, tipo le Just Fog, quelle lì che uso io, sono un pochino... A volte sono un po' zozze, non saprei come altro definirlo. In questo modo, potendola smontare, mi dà appunto questa possibilità. Quindi, liquidino nel nuovo tank. Questo qui l'ho preso su Svapo Servizi e praticamente mi permette di usare le stesse... Non mi sto facendo vedere niente. Mettiamo un po' di prova così vediamo se funziona prima di caricarlo tutto. L'errore dei polli come al solito. Mi permette di caricare o le Vaporesso o le TNP della... Ah, non mi ricordo più. Eccole qua. Della Vopo. E siccome ne avevo a casa un po' per un'altra sigaretta appunto che avevo, ho preso un tank per poter caricare queste. E tu ti puoi prendere un tank, che ne so, per inserisci qui qualsiasi marca di sigaretta elettronica. Inserite il vostro tank, lo richiudete sopra, richiudete, se no va in giro. Poi ci sono tutta una serie di controlli di quanta aria, quindi tutta una serie di pin se volete inserirli. Quello non l'ho ancora fatto, cioè posso di usare delle resistenze già così, già in pod, già pronte. Vi potete caricare insomma un po' quel che più vi volete. Lasciamolo un attimo shakerare. Quando sono contro luce un pochino... No, vabbè, vabbè. Sto guardando, scusate, le scleri da videocamera, anzi posso anche orientarmi il microfono più correttamente per avere un suono migliore. Il microfono è Rode VideoMic normale. Questa è una 08 che userò a una ventina di watt. No, quanti watt devo usare? C'è scritto? Non c'è scritto. Consigli? Dai 12 ai 18 watt, quindi posso scendere. Meglio così uso meno batterie e mi dura di più. Proviamo un 12 watt. Buono. Funziona. Un'altra cosa carina di queste svape è la possibilità che io poi con la stampante 3D mi stampo gli sportellini. Ho messo dentro praticamente delle... Vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Dei piccoli magneti con la colla. E poi vedete, posso andare a personalizzarmi come meglio voglio la mia svapa, mi piace, eh? Very nice, very 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 nice. Sto svapando i liquidi quelli di Amazon, non mi ricorderò mai, quelli tabaccosi che trovate su Amazon, marca un po' di merda, onestamente. Potrei svapare qualcosa di... Buono.
Va bene, test della videocamera decretato come finito. Ah, giustamente vi manca l'ultimo capitolino. Questi video sono editati con CapCut su Windows, che è un programma assolutamente da non sottovalutare, cazzo, veramente. Ah, mi sono appena stampato l'adattatore che sta tenendo sul il microfono. Qua devo stampare altro, io sì, devo stampare altro stamattina. CapCut per Windows, minchia, scaricatelo, è bello, buono, ci piace molto. Darling, you...